morta Inge Feltrinelli, l'ultima editrice rivoluzionaria. Aveva 87 anni e per oltre 45 anni ha diretto la casa editrice omonima. Autentico fermento cultural letterario della sinistra italiana, nata nel 1930 a Gottinga da una famiglia della media borghesia tedesca, padre di origine ebrea che viene fatto fuggire dalla moglie in America, Inge Scotto cresce con un padrino ufficiale della cavalleria nazista tedesca e una mamma intraprendente floricultrice, fin da adolescente frena per diventare fotografa e reporter. Imbevuta comunque di un'idealità che la porterà a intervistare e fotografare per diverse riviste personalità progressiste della letteratura, del cinema, della politica, dell'industria, conosce l'editore Ezio Springer e comincia a raccontare la Spagna franchista del dopoguerra, poi finisce ospite nella casa newyorkese della pronipote del banchiere J.P. Morgan. Risale al 1953 l'incontro con Ernest Hemingway. New York, Miami, Lavalle. Il racconto è agli annali della storia, con l'autore dei Rivecchi il mare che ha al bancone del bar immerso in un deck rigetta perché erano uniti per i bambini disgraziati cubani. Inge indispettita lo ritroverò, ma poi nacque un'amicizia anche con la moglie di Inge. La fotoreporter, alla madre che ancora scopre, prosegue poi con un incontro e Picasso, nella villa vicino a casa, travolto da un disordine memorabile, e poi ancora Simone de Beauvoir, Marc Chagall, John F. Kennedy, Elia Kazan, Sofia Loren, Anna Mamma, celebre la foto di Greta Garbo che si soffia il naso in incrocio con Madison e Venue di New York, che la Feltrinelli ha sempre raccontato fosse frutto del caso. Destino vuole che nel 1958 incontri Gian Giacomo Feltrinelli che con la sua casa editrice milanese fondata nel 1954 aveva già dato alle stampe due classici immortali come il Dottor Zivago di Pasternak e il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dolce. Un uomo che si mangia le unghie in parti prestigiose. Inge viene corteggiata, riceve cartolino da quel comunista diventato tale per via dei custodi della villa di famiglia all'Argentina. Nel 1960 si sposano punto poi c'è un altro celebre incontro. Quello con Fidel Castro. Ancora alla Havana, e dalle memorie tramandate dalla Feltrinelli è ancora una delusione. L'idea è quella di ottenere i diritti per la sua biografia, la reprimenda sulle politiche contro gli omosessuali. I tiri a canestro sul balcone di Fidel, la coppia Inge Gian Giacomo conquista comunque l'icona della rivoluzione cubana, ma è in casa a Milano che Inge coltiva altre due rivoluzioni. La prima è quella a cui si prepara il mondo, lui sapeva di Gladio e del loro rapporto di esplosione. Per difendersi da Gladio fondò gli altri, reclutando pezzi partigiani e giovani di Orso tenura un golpe di destra, e non era una paura immaginaria, ha spiegato la donna ad Aldo Cazzullo in una recente intervista. Il mondo si cambia coi libri ma non solo. Gian Giacomo Feltrinelli viene trovato morto il 14 marzo 72 a Segrate, vicino a Ultralicci dell'Enel, in uno degli incidenti più chiacchierati e insoluti dei tanti misteri italiani del dopoguerra, con il marito in clandestinità dal 1969. Inge è costretta a fare tutto da sola. Ma lo sa fare bene, e la casa editrice Feltrinelli diventa uno degli editori più influenti dell'industria letteraria italiana senza avere dietro grandi gruppi finanziari. Furono giorni difficili, spiegò Inge circondata da tanti collaboratori barra editor che portarono la Feltrinelli ad allargare la propria rete di punti vendita in maniera innovativa e poi, negli anni 90, a rivincere il premio Strega dopo quasi 35 anni.